Si è detto favorevole alla realizzazione della bretella di collegamento tra l'autostrada 2 del Mediterraneo e la statale 18 il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo. E proprio ad Altavilla Silentina ha fatto tappa il dibattito pubblico sull'argomento che ha dato modo ai cittadini e ai soggetti interessati di esporre le proprie riflessioni al riguardo. Io, come già ho avuto modo di dirle in altre riunioni, in altre occasioni che abbiamo avuto, perché noi ci stiamo incontrando già da qualche anno, Altavilla è nettamente favorevole a quest'opera che è di importanza straordinaria per lo sviluppo delle nostre zone e del Cilento. Se dovesse dire qualcosa ai suoi cittadini, quelli un po' scettici sull'argomento, cosa direbbe? Allora, cosa direbbe? Noi non ci possiamo lamentare che al nord fanno le opere e al sud non fanno niente quando noi ci opponiamo a quando vogliono fare delle cose importanti per il territorio. Noi non possiamo permettere che da Ebola ad Altavilla, quando in genere ci impiegavo 12 minuti, in alcuni periodi impiegavo 2 ore e mezza. Quindi questo non è sviluppo, questo è regresso. Sindaco, purtroppo tante persone pensano che magari questi cantieri potrebbero partire e poi non arrivare mai a una conclusione. Lei che cosa risponde a questa domanda che si pongono in molti? Allora, io credo che dove interviene l'ANAS, dove interviene il governo centrale, non ci siano interruzioni. Non è la provincia di Salerno come la Fondovalle, che sono 36 anni che è iniziata e ancora si è fatto 1,5 km. Quindi quest'opera, se si inizierà, si farà sicuramente nei tempi previsti. Oh, quest'opera è importantissima perché è un collegamento veloce tra l'autostrada 2 e la variante alla statale 18, quindi è un collegamento che va a decongestionare l'attuale statale 18, quindi riducendo i tempi di collegamento verso la costa tirrenica. Una risorsa anche per tante realtà imprenditoriali di questo territorio. Certo, chiaramente questa strada porterà anche uno sviluppo di tipo economico. Nel breve periodo, durante l'opera, quindi durante il cantiere, soprattutto nel periodo invernale in cui non c'è molta richiesta turistica, è chiaramente una grande opera. Oltre, è chiaro, qualche disagio lo crea al territorio, però poi va a ripagarla con l'economia, soprattutto nel periodo invernale, perché l'apertura di un grosso cantiere crea un indotto, realizzazione di mense, reperimento di materiali in loco, quindi maestranze, quindi forza lavoro. Questo nella fase di cantiere, poi successivamente è uno sviluppo economico, soprattutto sul campo turistico, visto proprio diciamo, l'ambito in cui si inserisce quest'opera, che su un territorio che ha una grossa vivacità economica da un punto di vista agroalimentare, ma anche di tipo turistica, grazie al parco archeologico di Pestum, e poi si inserisce anche in un contesto paesaggistico come la Valle del Diano, la Valle dell'Adurno. E così via. E poi chiaramente anche grazie alla costa, alla parte balneare.